dove eravamo rimasti? Ah già, dopo le fantastiche terme di ieri sera, è ora di ripartire verso Studragil, uno dei canyon più famosi ed instagrammabili di Islanda. Una cosa che consiglio assolutamente è prendere la parte est, fare un trekking di più o meno mezz'ora, 40 minuti, ma la parte est vi permette anche di scendere qui oppure salire su questo masso di rocce e ammirare anche diversi punti di vista questo canyon. Invece la parte ovest avete semplicemente una scalinata, una terrazza panoramica, non so se la vedete, e da di lì la vedete solo lì, basta, appunto. Invece da questo lato potete proprio per tutto il lungo percorso ammirare questa maestosità di paesaggio, queste rocce basaltiche incredibili. Fate attenzione perché le rocce sono molto scivolose, se vorrete avvicinarvi oppure scendere qui di sotto, perché l'acqua va veramente forte e sicuramente molto gelida, da quanto pare. Avete visto il drone? Che spettacolo dall'alto questo canyon, mamma mia! Adesso mi aggrego ai miei amici che sto facendo uno spuntino qui all'aperto davanti a questa vista bellissima con le scatolette di tonno della Conad e i noodles della Sake Bon. Wow, che spettacolo! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here. Poco fa vi ho fatto delle immagini incredibili passando dall'auto, ma è assurdo. Appunto che ho sentito anche la storia che gli americani si sono addestrati prima di fare lo sbarco sulla Luna nel 69, proprio qui nella terra islandese. Pazzesco, pazzesco, mamma mia, sto camminando sopra la luna, guardate che paesaggio, pieno di crateri, vulcani. No dai, sto scherzando, sono qui nei pressi di Mývatne, ci stiamo dirigendo verso Mývatne e intorno è la famosa zona vulcanica dell'Islanda, praticamente questo qui è Hverir, uno dei vulcani principali, anche ad attrazione da passare qui, ci sono appunto zone delimitate che volete passarci e farvi il giretto. Attenzione, copritevi per i moscerini perché sono veramente fastidiosi e magari anche una specie di copricollo, qualcosa che possa un po' neutralizzare l'odore putrido di zolfo che c'è da queste parti. Ma avete visto poco fa quelle pozzanghere che ribollono 100 gradi di, non so, di fango, zolfo, e ci sono tutte queste fumarole, incredibile, veramente senza parole. Guardate il vulcano là sopra e ogni buco esce del fumo sottoterra, è la terra sotto che sta ribollendo. Via, si fa un po' di fatica, mamma mia, ormai in questi giorni siamo al quinto giorno, tra tutte le attrazioni che abbiamo visitato, siamo a nord-est, a nord dell'Islanda, dalle parti di Mývatne, come vi ho detto in precedenza, e niente, adesso stiamo salendo sopra un cratere del vulcano Hverajökull, o come cavolo si dice, comunque un cratere abbastanza giovane, che si è formato 2500 di anni fa, tutto nero, chiamato vulcano nero così. E niente, molto particolare, più che altro adesso salire qua sopra a vedere il cratere e intorno si può fare il giro di trekking e ammirare questo paesaggio davvero lunare, come potete vedere dietro le mie spalle, immenso, immenso.
eccoci qua, siamo al sesto giorno in Islanda. Guardate qua, siamo da Vivat. Questo è lago dei moscerini, come potete vedere. Se si vedono, ci sono migliaia di moscerini intorno a me e bisogna proteggersi, perché se venite qua letteralmente vi assalgono la mattina e la sera, proprio vi entrano in bocca, nelle orecchie, dappertutto. Ho fatto bene a comprare queste retine e niente, adesso noi ci stiamo caricando per la macchina e andremo a visitare l'altra parte di Mývatn. Ieri sera siamo riusciti a vedere qualche attrazione, adesso andiamo a vedere altre. Incredibile, dopo poco tempo, pochissimi minuti che abbiamo iniziato questa camminata verso il vulcano, ovviamente deve iniziare a piovere, anche se non doveva piovere. Per cui esiste il famoso detto islandese: aspetta 5 minuti e il tempo peggiorerà. Quindi non aspettiamoci nulla di buono in questo momento e camminiamo. No? Sì. A testa bassa. A testa bassa, proprio così. Dopo aver beccato quella pioggia da Madonna, che mi sono zuppato nuovamente il giubbotto, abbiamo fatto una piccola pausa al cratere Viti che avete appena visto, ma avevamo prenotato le terme perché ieri sera non siamo riusciti, era strapieno, a quanto pare anche oggi è strapieno, ma abbiamo prenotato per fortuna. E niente, adesso ci faremo un bel relax di 3-4 ore prima di andare alle balene. Guardate qua, le Mývatn Bath, bellissime. Dopo io vi farò vedere come sono. Abbiamo appena poco mangiato con le solite cosine del mini market, molto buone, saporite. E via che si va, siamo felici e contenti, è uscito fuori il sole, via, la festa parte adesso. L'isola delle pulcinelle di mare, ma ripartiamo verso le Megattere. Dai vecchio, ma bellissimo! Ma sì, Stella, va, tira la su sta coda! È giunta l'ora di salutarci, non perdetevi il prossimo ed ultimo episodio. Nel frattempo, se vi foste persi i primi due, andateli a vedere e mi raccomando, lasciate un feedback positivo.